questa è la mia badante, per la Madonna. Papà, cosa sei, nervoso? La mia ispirazione per questo film è stato Mila Sorvino nel film La Dea dell'Amore. Io cercavo di creare non una bonona, ma magari una tipa con una fisicità, quella là, non so se bonona o meno, non importa, l'importante è che fosse simpatica, maschio e femmine. Dopo, come è stato girarlo? È una follia. Perché è una follia? Perché loro improvvisano tutto e questo ti mette a te in una sorta di sfida che ormai Francesco e Fabrizio mi hanno scelto, diciamo, perché quando ci siamo conosciuti c'è stato quella risposta e la mia battuta pronta, però da me, loro conoscono i personaggi, allora riescono a improvvisare con quel ruolo là, io non lo conoscevo, allora è stata proprio una sfida vera. Tutto era particolarmente divertente, perché se tu riuscivi a non ridere con una battuta che faceva veramente ridere, perché non ti aspetti, perché improvvisato, sentivi ridere a tutta la gente che sta dietro le camere, e questo è assurdo, alla fine ridi pure tu, sono momenti divertenti tutti. Io sto girando una fiction che si chiama Il tredicesimo apostolo, è una teologa, direi che è una teologa buonona, no, è una teologa e basta. Ok. È una teologa molto... personaggio interessante. Accanto a Claudio Joè, che è un genio, e alla Pandolfi, che è un altro genio, tra l'altro super divertente, quasi dei livelli di Francesco e Fabrizio. Questa è la badante, per la Madonna, per il nome, Madonna e il cognome.